Punto della situazione, riunione venerdì 17 luglio in Sala Rocca Lavagna, nuovo documento dei comitati giù le mani dal Fiumentel, contratto di fiume. Intanto il sindaco Sanguinetti vuole fare il punto con gli altri colleghi amministratori. Riapertura del bando, rimborso danni per le imprese alluvionate che non erano state ammesse per vizio di forma. Inoltre la regione approva un provvedimento per riorganizzare il settore dell'emergenza in caso di allerta. Attenzione alla terza età, emergenza caldo, l'assessore regionale alla salute Sonia Viale chiede dimissioni protette all'uscita dagli ospedali per le persone anziane, attivo tutto l'anno il call center gratuito. Successo confermato, è andata in scena ieri sera la sesta edizione di Musica e Gusto a Lavagna, ottima affluenza di pubblico e stasera dalle 21 tutti di nuovo in mongolfiera al Campo Rivoli. Arresto in flagranza, i carabinieri hanno fermato un 26enne di Castiglione Chiavarese che aveva appena forzato tre parcometri a Sestri Levante, denaro recuperato, attrezzi sequestrati, fermato invece a Lavagna un egiziano trovato con banconote contraffatte. Cittadinanza benemerita, Rosina Zandano, presidente dell'ANFAS Village Melli Onlus e presidente onorario ANFAS Nazionale, la cerimonia stamattina in Comune Rapallo. Buonasera ai telespettatori del TG Tigullio, si torna a fare il punto della situazione sul bacino dell'Entella, una nuova riunione è stata indetta per venerdì prossimo in Sala Rocca a Lavagna. Ad intervenire anche attraverso la redazione di un nuovo documento sono i comitati giù le mani dal Fiumentella e il contratto di fiume d'intesa con altre realtà territoriali. Sentiamo. Si torna a parlare del bacino dell'Entella, si farà il punto venerdì prossimo 17 luglio anche insieme all'avvocato Daniele Granara, l'appuntamento come sempre è in Sala Rocca. Una lettera sarà recapitata dal comitato d'intesa con altre realtà del territorio proprio per sensibilizzare gli amministratori della zona, perché? Verrà chiesto in maniera specifica che venga riconosciuta dai consigli comunali di Lavagna, Chiavari e Cogorno la vocazione agricola dei terreni della Piana e attigui ad essa. In questo modo è un semplice atto di indirizzo che ha costo zero. Molti comuni magari pensano di rivedere il PUC, il che va benissimo, tuttavia il PUC normalmente ha tempi e costi diversi rispetto a quello che può essere la mozione di una intesa di questo genere. È per questo che come atto concreto e semplice che può essere realizzato già nel prossimo Consiglio Comunale, il Comitato Giù le mani alla Fiumentella, ma anche il Contatto di Fiume e molti altri sollecitano, manderanno questa lettera ai rispettivi comuni proprio per sensibilizzarli su questo aspetto. Ecco, ricordiamo che anche proprio il comitato contratto di fiume nella persona di Giorgio Canepa ha ricordato che tutto questo non interessa solo Lavagna bensì anche Chiavari e dunque si attendono risposte concrete anche in questo senso anche per sfruttare al meglio la piana dell'Entella, ma ricordiamo altresì che recepite in maniera positiva il superamento del discorso del depuratore comprensoriale, ma c'è anche un aspetto altrettanto importante che riguarda la fognatura. Sì, della fognatura nessuno parla, tra l'altro proprio il crollo delle sponde ha evidenziato anche, ha messo a nudo i nubi della tubatura che conduce al depuratore, ma la questione fondamentale riguarda, parlo per Lavagna, dove la rete fognaria risale agli anni 30 e dove, specie nella zona del centro storico, c'è una commissione tra acque bianche e nere. Comunque è difficile poter pensare in maniera efficiente alla depurazione delle acque trascurando l'aspetto della fognatura. Per cui nel pensare a depurazione bisogna pensare al complesso di questi aspetti. E rimaniamo ancora in tema per parlare di questo ed anche di altro. Arriva anche oggi la lettera ufficiale del sindaco di Lavagna Sanguinetti che chiama a raccolta i colleghi sindaci degli altri comuni ed anche la regione Liguria e la città metropolitana. Ecco quali sono in particolare le richieste principali avanzate.
Il sindaco di Lavagna Pino Sanguinetti ha scritto a Regione, Città Metropolitana e primi cittadini di Chiavari, Sestri Levante, Carasco, Cogornone. L'obiettivo è quello di programmare un vertice sui temi strategici per il rilancio e per la tutela del territorio. Come aveva preannunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Palazzo Franzoni intende fare il punto su depuratore del Fiumentella, sistema infrastrutturale della Piana ed opere di difesa. Per Sanguinetti ci sono diverse incongruenze che vanno analizzate. La volontà perseguita dalla mia amministrazione è la messa a norma degli impianti esistenti, la messa in sicurezza con opere condivise della Piana dell'Entella, evitando così i contenziosi avviati, scrive il sindaco lavagnese nel documento, e nella logica di un sistema comprensoriale unico infrastrutturale di tutta la Piana. L'intervento che in tutta fretta si voleva far condividere era un tentativo che giudico mediatico. Quello che a mio avviso è sfuggito in questi anni è che l'assenza del sostegno culturale dei cittadini non risolve alcunché. La Regione e la Città Metropolitana, per quanto di competenza, devono dare risposte coerenti in termini di investimenti manutentivi e di rispetto ambientale, chiude la sua lettera Sanguinetti. Veniamo alla cronaca. Incidente in A12 stamattina prima di Deiva Marina nella galleria Pian del Lupo, carreggiata sud. 3 le macchine coinvolte, 3 i feriti, fortunatamente non gravi. Si sono procurati il classico colpo di frusta, sul posto il servizio 118 per il trasferimento comunque al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Rimborso danni per le imprese alluvionate che non erano state ammesse per il cosiddetto vizio di forma. Arrivano novità dalla Regione Liguria per la riapertura del bando. Inoltre l'ente genovese ha approvato un provvedimento riferito all'emergenza in caso di allerta. Sentiamo. Riapre il bando in tempi brevi per le imprese alluvionate che non erano state ammesse per il vizio di forma nella presentazione delle domande per il rimborso danni subiti alla fine dello scorso anno. Lo ha comunicato il nuovo assessore regionale allo sviluppo economico, industria, commercio e artigianato, Edoardo Rixi. Le aziende potranno beneficiare di circa 20 milioni di fondi residui derivanti da 3 bandi effettuati sia per danni sotto i 40.000 euro sia per danni subiti sopra i 40.000. Intanto, sempre dalla Regione Liguria, arriva l'approvazione di un provvedimento che definisce una serie di azioni di supporto da condividere con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la riorganizzazione del settore regionale e per la gestione dei rischi in emergenza. Tenuto conto che il modello regionale di allertamento sarà prima dell'autunno adeguato a quello nazionale, che prevede l'entrata in vigore dei cosiddetti codici colore, giallo, arancione e rosso, sarà necessario, dopo aver definitivamente approvato le nuove procedure operative relative all'allertamento e alla gestione del rischio meteorologico idraulico per la regione e le linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza, potenziare la struttura regionale, riorganizzare il volontariato, diffondere la cultura dell'autoprotezione, spiega l'assessore alla protezione civile della regione Giacomo Ciambetrone. In questa fase, aggiunge l'assessore, la regione ha ritenuto fondamentale poter contare sulla collaborazione con il Dipartimento Nazionale, che lo stesso Ciambetrone visiterà ufficialmente con il presidente Toti nelle prossime settimane. Fra le tematiche che saranno oggetto di protocolli operativi, l'affinamento delle nuove procedure di allertamento comprendente anche i temporali, la pianificazione del post emergenza, i percorsi formativi settoriali per i dipendenti e volontari, la definizione dei piani di comunicazione per la cultura dell'autotutela su tutto il territorio. E ammontano a 3 milioni di euro le risorse stanziate dalla delibera della Giunta regionale, che assegnano finanziamenti aggiuntivi a valere sui fondi del 2007-2013 per la creazione e aggregazione delle imprese. La misura ha l'obiettivo di sostenere la competitività del sistema economico ligure, incentivando lo sviluppo delle aggregazioni in forma stabile tra imprese, ha spiegato l'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi. Attraverso processi di messa in rete delle loro capacità, competenze e risorse, prosegue Rixi, le imprese possono rafforzare la propria competitività grazie allo scambio di conoscenze finalizzate alla collaborazione produttiva, alla progettazione logistica e ai servizi connessi per l'innovazione di processo, prodotto, servizio organizzativo. E parliamo ancora dell'emergenza caldo. L'assessore regionale alla salute Sonia Viale chiede dimissioni protette all'uscita dagli ospedali per le persone anziane. Intanto è attivo e lo resta per tutto l'anno il servizio gratuito di call center. Sentiamo.
Dimissioni protette a tutela delle persone anziane in uscita dai nosocomi liguri in concomitanza con l'emergenza caldo di questi tempi. Le chiede la vicepresidente e assessore della salute della regione Liguria, Sonia Viale, per far fronte ai pericoli per le persone più fragili derivanti dall'ondata di calore eccezionale che si è abbattuta in questi giorni sull'Italia e sulla Liguria. Il neoassessore chiede alle strutture ospedaliere una particolare attenzione per la terza età e un monitoraggio delle situazioni di rischio attraverso l'attivazione immediata dei custodi sociali, un servizio attivo tutto l'anno che comprende anche il call center regionale con il numero verde gratuito 800 99 5988, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 e fornisce ascolto, assistenza a distanza, informazioni di carattere sociale e sanitario, notizie utili per la vita quotidiana. In particolare l'appello va a tutti gli operatori sanitari e ai medici di medicina generale affinché individuino le persone da monitorare e attivino di volta in volta il servizio di call center regionale e custodi sociali per consentire agli anziani dimessi dalle strutture ospedaliere di poter dimorare nella propria casa assistendoli nelle incombenze quotidiane, spiega Viale. Siamo attenti alle fasce più deboli e svantaggiate, questo rappresenta il primo passo concreto verso l'integrazione sociosanitaria, il necessario coordinamento dei servizi ospedalieri e domiciliari. Andiamo a Lavagna, il sindaco Sanguinetti, il consigliere delegato al Demanio Massimo Talerico, lunedì mattina alle 11 in comune consegneranno le bandiere blu per l'anno 2015 agli stabilimenti balneari della città che anche quest'anno sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento internazionale della FE. È successo confermato anche per la sesta edizione ieri sera a Lavagna di Musica e Gusto, come sempre firmata CIV Centro Storico Lavagna. Ottima l'affluenza di pubblico, oggi ultima possibilità di salire in mongolfiera dal Campo Riboli di Lavagna, ma vediamo com'è andata la festa ieri sera. Beh, come al solito, questa ormai è una manifestazione che riesce sempre, anche perché ho l'impressione che la gente basta mangiare, a cominciare da me ovviamente, la festa continua ed è sempre riuscita bene. Che è una festa ben riuscita, come tutti gli anni, quest'anno direi anche qualcosa di più, perciò la ricetta funziona e gli ingredienti sono giusti, siamo veramente felici. Anche la sesta edizione di Musica e Gusto ha avuto, come le precedenti, un grosso successo. Sono contento che la città ha risposto bene, come tutti gli anni, a questa manifestazione e colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti quelli che ci hanno dato mano, dall'Associazione Volontari Carabinieri, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alla Croce Verde, al Comando Polizia Municipale e soprattutto a tutti e tanti volontari, commercianti, ex commercianti e amici che ci hanno sostenuto in questa grande manifestazione. Dopo questa enorme fatica che è stata Musica e Gusto, da domani si inizierà tutti quanti a lavorare per la prossima edizione di Medioevo con Gusto in scena il 7 d'agosto a Lavagna. Siamo qui contentissimi, la serata sta andando benissimo e la gente finalmente è arrivata anche in passeggiata. E penso che la serata più bella non poteva essere, il tempo ci ha guardato e speriamo meglio nel prossimo anno ancora di più. Rimaniamo alla
Lavagna, anche se cambiamo argomento, oggi il Comitato Sole Rosso ha depositato in comune 225 adesioni raccolte per strada tra le persone alle quali ha illustrato la proposta di regolamento per il registro delle unioni civili. Mettiamo a disposizione dell'amministrazione quella che riteniamo possa essere un'ottima base di partenza per far sì che finalmente anche nel Tiguglio ci sia l'applicazione egualitaria dei diritti riconosciuti a tutti i cittadini, dice il Comitato. Ci riferiamo ai diritti costituzionali e ci appelliamo all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed anche a quelli indicati nello stesso statuto del Comune di Lavagna. Una reale e sostanziale parità tra uomini e donne in ogni campo della vita economica e sociale e tra tutti i cittadini senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'argomento in questione, come ricorda il Comitato stesso, è attualmente oggetto di discussione in tutti i parlamenti degli Stati europei. Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Bagnasco, invece ha convocato l'Assemblea Generale degli iscritti di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, Zoagli. La riunione si terrà nella sede di Via Tubino lunedì prossimo a partire dalle ore 21. Tra gli altri sarà presente anche il consigliere regionale Claudio Muzio. L'ordine del giorno prevede l'analisi del programma di governo del presidente regionale Toti, l'organizzazione di nuove iniziative del partito sul territorio del Tiguglio. Aggiunge Bagnasco, Forza Italia si vuole riorganizzare sul comprensorio, i nostri iscritti hanno voglia di progetti nuovi e realistici. Il Lab Tertiguglio organizza un nuovo centro estivo in collaborazione con il comune di Levi. Sarà frequentabile una giornata intera e due mezze giornate a settimana a partire da lunedì e fino al prossimo 7 agosto. Riprendiamo con una notizia di servizio che arriva dalla questura di Genova al fine di garantire una maggiore operatività del sistema sul territorio di competenza. Da lunedì l'orario di apertura al pubblico del commissariato di polizia di Rapallo subirà alcune variazioni. Pertanto da lunedì sarà operativo dalle 8 alle 20, così anche per la giornata del mercoledì. Invece gli orari dell'ufficio per il martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi sono dalle 8 e fino alle 14. Ed intanto i carabinieri hanno fermato un 26enne di Castiglione Chiavarese, aveva appena forzato tre parcometri a Sestri Levante. Invece i militari di Lavagna sono intervenuti in stazione, hanno fermato un egiziano. Sentiamo. Arresto in flagranza di reato ieri sera a Sestri Levante, bloccato dai carabinieri un 26enne di Castiglione Chiavarese con precedenti di polizia, sorpreso dai militari dopo aver forzato tre parcometri situati nel centro della città dei Due Mari. Perquisito è stato trovato in possesso di 315 euro e attrezzi vari per lo scasso. Il denaro è stato recuperato e restituito, gli attrezzi sequestrati. Sempre ieri sera i carabinieri di Lavagna, nel corso di un servizio teso a contrastare il fenomeno dei furti, nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato uno straniero che si aggirava con fare sospetto e quindi lo hanno fermato. Era un egiziano di 24 anni, residente a Lodi, trovato in possesso di 7 banconote da 50 euro, 50 da 20 euro, contraffatte per un totale di 1.350 euro, nonché 585 euro ritenuti questi ultimi provento dell'illecita attività. Denunciato in stato di libertà, un connazionale suo coetaneo, conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una carta d'identità falsa e privo di documenti. Infine, i carabinieri di Carasco hanno fermato un uomo a bordo di un motorino, impiegato, 35 anni del posto, e risultato in sella ad un mezzo rubato. È stato denunciato per ricettazione e guida senza patente perché mai conseguita. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario. 40 anni di corsi per la Lega Navale di Santa Margherita Ligure, corsi di vela insieme alle regate sono momenti basilari dell'attività di questa realtà cittadina. Principale organizzatore della parte didattica e sportiva è il consigliere allo sport Giorgio Roccatagliata, una vita di regate ad alto livello. Intanto aggiunge il presidente della Lega Navale di Santa Margherita Mazzucchelli, i bambini e i ragazzi sono accompagnati da tre figure qualificate, Michele Buriani istruttore, Andrea Vezzali allievo istruttore, Bianca Roccatagliata Aidi, e poi c'è l'affiliazione con la Federazione Italiana di Vela. Intanto da lunedì prossimo iniziano quattro nuovi cicli di insegnamento di due settimane
corso Optimist base di una settimana, corso di perfezionamento. Le barche utilizzate per le uscite in mare sono gli Optimist e i Feva, barca a due posti. Possono partecipare i bambini che hanno compiuto 6 anni presentando regolare certificato medico. Cittadinanza benemerita per l'impegno, la solidarietà e i valori umani a Rosina Zandano, presidente dell'ANFAS di Villa Gimelli e presidente onorario ANFAS nazionale. La cerimonia è avvenuta questa mattina in comune a Rapallo. Vediamo. L'atto ufficiale è questo. L'amministrazione comunale di Rapallo conferisce la cittadinanza benemerita alla professoressa Rosina Zandano per aver dedicato tutto il suo impegno alla presidenza dell'ANFAS nazionale e in particolare dell'ANFAS di Villa Gimelli a Rapallo Onlus, per essere sempre stato esempio lampante dei fondamentali valori umani, della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi. Quindi grazie. Io sono convinta che i nostri ragazzi, le nostre persone con disabilità non siano dei pesi, siano dei doni. Non è che io sia impazzita, ma se io guardo a tutta la gioia infinita che mi ha dato mio figlio, che mi danno tutti i ragazzi quando io vado a lavorare all'ANFAS, alla Villa Gimelli, devo dire che è molto più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. Io sono in debito con loro perché veramente portano una gioia, una serenità, anche i più gravi. È vero, resta la domanda che ci facciamo, che ci rivolgiamo: perché tanta sofferenza? Perché è un dono. Io l'ho vissuta così la mia vita, con tutte le esperienze negative, positive, come la vita di ciascuno di noi, e credo di avere solo un dovere da fare, quello di ringraziare la provvidenza. Quarta e ultima prova del Palio Marinaro del Tiguglio 2015, domani pomeriggio a Sestri Levante. Dinanzi al lungomare Descalzo si affronteranno gli equipaggi dei gozzi in legno con San Michele di Pagana, quasi certo del titolo. Suo unico compito arrivare a tagliare il traguardo. Il programma delle gare inizia alle ore 16 con le batterie dei gozzi in legno, via via susseguirsi delle prove su gozzi in vetro resina. E adesso invece parliamo della nuova edizione della Mare e Monti. Sono aperte le iscrizioni per l'evento che si terrà il prossimo 26 luglio, ma sentiamo quali sono le novità di quest'anno. Quintorelli Mare Monti, le veterane, un appuntamento che torna anche quest'anno in agenda il prossimo 26 luglio. Chiavari Santo Stefano d'Aveto con partenza alle 9.30 da Piazza Matteotti. Come devono fare gli interessati? Diamo qualche spiegazione per le iscrizioni, come si svolgerà la giornata. Allora, le iscrizioni si chiudono il 23 luglio alle ore 21 e faccio un richiamo a tutti gli appassionati che, se vogliono iscrivere, di sbrigarsi, perché noi il 23 chiudiamo con un numero chiuso, anche per tipo di organizzazione che dobbiamo impostare, non possiamo accettare le iscrizioni dopo. Quindi sollecitiamo chi vuol partecipare di venirsi a iscrivere. Seconda cosa, quest'anno è una gara nazionale dove ci sono cronometristi ufficiali, si parte da Chiavari, ogni 30 secondi parte una macchina e una moto, e hanno un tempo da rispettare. Quest'anno si fa il passo dalla schiolina, avranno tutti un cartellino dove dovranno mettere al passo un timbro di passaggio e poi si arriverà a Santo Stefano d'Aveto, dove ci saranno i contadini, la festa tra trebbiatura e i contadini vestiti d'epoca che daranno il benvenuto al cittadino. Spero che ci siano tanti e che sia una bellissima giornata. Ripeto, sollecitiamo le iscrizioni più presto possibile. Ricordiamo che, come sempre, l'evento è organizzato da Tiguglio Motor Club in collaborazione con la partecipazione del Comune di Chiavari e la partecipazione del Comune di Santo Stefano d'Aveto.
Domani a Barba Gelata di Lorsica si svolge la manifestazione dell'AMPI per ricordare la partecipazione delle comunità dell'entroterra alla resistenza, punto di ritrovo il CIPO presso il passo della Scoglina alle 9:30. Seguiranno una messa e il saluto del sindaco di Lorsica, Aulo De Ferrari. Serata di tango a Lavagna domani al Brignardello alle 21, i giardini di Cavi Arenelle intanto ospitano il mercato domenicale a partire dalle 8 e dalle 17:30 arte nelle Arenelle. Vediamo il programma di domani per quanto riguarda Chiavari nel centro storico, mostra mercato dell'antiquariato. In piazza Fenice dalle 8 alle 16 si tiene il 15° raduno Vespa Club Chiavari. Il giardino di Villa Rocca invece alle 21 ospita il saggio degli allievi della scuola di musica Il mio canto libero a favore dell'UNICEF. Santa Margherita, festa patronale di San Siro, domani è prevista la messa alle 10:30, la processione alle 21, a seguire spettacolo pirotecnico. Ci sono poi i laboratori gratuiti per bambini nell'anfiteatro Bindi dalle 16:30 fino alle 19:30. Festa della parrocchia di San Pietro di Rovereto a Zoagli con la nuova pista da ballo e si ballerà con i Baraonda, gli stand aprono alle 19:30. Per la rassegna Carasco sotto le stelle, domani Music Pro Live presenta Country Night a partire dalle ore 19. L'associazione calcistica Leivi 1980 invita a partecipare alla sagra che si tiene all'impianto sportivo ricreativo di San Bartolomeo in via Selaschi. Gli stand gastronomici aprono sia a mezzogiorno, poi nuovamente alla sera dalle 19. Domani si balla con l'orchestra Primavera a partire dalle ore 21. E domani fiera dell'agricoltura in Val Graveglia, Frisolino di Ne, ci saranno anche i volontari della sezione di Ne della Croce Verde Chiavarese con la gestione di un punto ristoro. Il ricavato servirà per la ristrutturazione dei locali adiacenti alla sezione in via Moro per realizzare un nuovo poliambulatorio. Siamo arrivati in fondo al TG di questa sera, grazie per essere rimasti con noi, vi lascio al meteo, alla programmazione della rete. Vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG Tiguglio alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul sito www.antellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube. Domani è domenica, come di consueto c'è il TG7. Davvero tutto, una buona serata. Previsioni per domani, domenica 12 luglio. Foschie, nubi bassi costiere aumenteranno il disagio per afa lungo la costa. Sui versanti padani invece nuvolosità variabile in un contesto soleggiato. Venti deboli in prevalenza da sud-est, localmente in regime di brezza. Mare in aumento fino a generalmente mosso da sud-ovest. In serata nuovo calo fino a poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 22 e 30 gradi, nell'entroterra tra 14 e 31 gradi. Previsioni per lunedì 13 luglio. L'ingresso di correnti settentrionali favorisce rapide schiarite già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con locali densamenti sui rilievi. Venti deboli, variabili o un locale regime di brezza. Mare al mattino tra mosso e poco mosso, dal pomeriggio generalmente poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 23 e 34 gradi, nell'entroterra tra 17 e 34 gradi.